Ciao a tutti ragazzi, bentornati di nuovo, io qui a giocare con Alessio e apriamo subito l'episodio con una curiosità sulla Turchia, non di tipo storico ma di tipo naturalistico. Dopo essere stati ad Ankara ci siamo spostati verso la Cappadocia, che sta più o meno qua, e siamo passati per sto lago. Sto lago è un lago molto strano, è un lago salato, ok? E vabbè, sti cazzi. Però in realtà non è che è un lago normale, è di profondità massima tipo 20 centimetri, 30, in un punto centrale un metro. Insomma è veramente un lago basso, praticamente se sei abbastanza alto puoi starci praticamente in piedi sempre, non te ce puoi far bagno. È salato perché? Perché sotto c'è una faglia geologica in cui esce del sale. È praticamente solo sale, non c'è sta una spiaggia, è completamente una landa infinita di sale su cui c'è praticamente un goccetto d'acqua. La Turchia ci prende il 60% del sale dalla nazione, da quel posto, calcola. È talmente salata l'acqua, visto che appoggia sul sale, che non c'è vita dentro il lago, è una terra di morte. L'unico organismo che sopravvive è un batterio che quando piove e quindi l'acqua si diluisce e quindi la salinità si abbassa, per cercare di ribilanciare il tutto rilascia una proteina che dovrebbe essere la vitamina A, ma hanno detto, però insomma non ho cercato a fondo cosa è, e il lago diventa rosa. Attenzione, è una figata, calcola, una figata. E calcola che se tu vai là ci stanno i negozi che ti vendono il sale con cui ti ci puoi fare lo scrub facciale se sei uno che tiene a ste cose. Allora, facciamo altre carta usone, poi faremo anche altre moschee, ragazzi. Sto facendo delle carta usa stecca per liberare un po' dei corni incapacili, che ovviamente noi stiamo sempre inseguiti dal capo della corni incapacili in questo gioco. E in più ci alterno pure qualche moschea per fare una missione alle moschee principalmente. Ok, allora qui io non posso conquistare i territori e neanche posso prenderli io, perché purtroppo non ho un accesso a sto mare, ok? Però nessuno mi impedisce di allargare il mio vassallino Aden che ho preso prima. Quindi io prendo Katiri e viene pure Ormuz come cristiano, togliamo dall'Ungheria, ok? Attacchiamo Adramut. Ah, questo non è il tizio che ho chiamato 20 anni fa. Ok, quindi questo mo prima andiamo a buttare giù Ormuz. Ormuz pure potrebbe dare della roba a Aden se siamo matti, però insomma vediamo. Io se non sbaglio avevo detto a uno di far giro del pianeta. Non c'avevo degli eserciti che camminavano. Dove stanno? Ah, guarda questo che giro che ha fatto quando è in Spagna. E questo... un altro. Ok, questo è quasi arrivato. No, questo è quello dei ribelli. Ok, allora è questo. Guarda questo per arrivare in Spagna, che giro che ha fatto, sì. Cioè, ha fatto il giro di tutta Europa. Ma guarda, è una cosa. Ok, il Padiscia, cioè il sultano, c'ha pure 10 di tasse. Non abbandoniamo la moglie. Che comunque secondo me avrebbero dovuto fare che la prima abilità della moglie si applicava, ne so, al 50%, così c'è un senso nel scegliere la moglie o nel prendere l'anglicanesimo con cui può ammazzare la moglie e magari te cambi moglie. Perché se non c'ha senso scegliere la moglie, sì. Qual è il motivo di scegliere la moglie, cacciarla? Cioè, non c'è veramente nessun motivo. A tutti quegli eventi cerchi di prendere quello più facile. Qua intanto arrivano persone a caso che si ribellano. I nostri vassalli, ricordiamoci sempre, che fanno cagare, anche se sono agli aletti, quindi non sanno gestire i ribelli, lo sviluppo, niente, insomma. Vabbè, queste però sotto 0,9, cioè 0,1, non c'ha ne faccio queste moschee, quindi... speriamo che finiamo le missioni prima di arrivare fino a laggiù. Poi per prendere il trade dell'India voglio capire che devo fare, devo prendere pure l'India, praticamente. 10 del legalismo. Leopoldo VIII dell'Austria. Ok, cambia il boss ogni tanto. C'ho dei cosi, ecco qua. C'ho qualche sciita. Però c'ha Religio Zil. Quanti sciiti ci stanno? Pochissimi. Ok, praticamente riunifico l'Islam.
però gli infedeli rimangono là. Come nell'impero ottomano reale, ragazzi, l'impero ottomano era tollerante verso gli infedeli, ma non verso gli eretici, paradossalmente. Poi dovrò pure attaccare Mara, probabilmente. Ajuran e Baluchistan, ok. Oh, ma ci stanno ancora i dimuridi. E c'hanno tutti i Sigor. Ah. Oh, anzi, ma proviamo a prendere i dimuridi come vassallo. Proviamo a prendere i dimuridi come vassallo. Cioè, qua te fai tutta la Persia di che con queste casus belli. Cioè, questo è proprio wombo combo. Ah, Nizwa. Oppure riesco ad andare là? No. Mo, ovviamente gli Ormuzai attaccheranno Nizwa per ripiallo, quindi sarà tipo un tira e molla assurdo. Una nuova tecnologia e saranno tutte e due in anticipo. Va bene. Ho qua già 0%. Sto per annettere Soran. Già ho fatto la metà del percorso. A Regolor Commonwealth è finita, gli avevo fatto una pace White. Ma tanto tutto quello che dovevo fare in quella zona è finito. Trade steering più 25%. Ah, pure il 10% delle loyalty dell'equilibrio dei mercanti, mi dà questo. Ragazzi, poi finisco pure le idee ottomane, che mi ha dato 10% del sconto alle navi in mezzo delle early navy tradition e 25 land force limit modifier. Tant'è che sto gruppo da 4 lo posso far diventare un altro slot da 24-4. Adesso la Francia è finita. Ma ormai i giochetti sono finiti, sì, l'unico che devo pistare è Venezia. l'erede diventa un generale con 20 di tradizione, che merda, che schifo qua. Un generale di merda proprio. Vabbè, ma non è compito suo combattere. Ok, Mascat l'ho preso, ora posso fare sto giro qua. Questo non c'ha coso. Non c'ha il generale, sto ragazzo. Senti, ma la Crimea c'ha qualche albero missione interessante? Guarda i subject che c'ho. La Crimea, unisci i Tatari, no. 25 città, no. Sto gioca Yazan, no. Ok, la Crimea quindi non serve a una serie. Basran c'ha le missioni. Astragan, unisci i Tatari, ok. Aden. Preparale alla guerra. E ora devo prendere queste province qua, ma una è mia, quindi no. Anche questi ci salutano. Adal ce l'hai missioni però. Ah, ammazza, ne hanno fatti una cifra. Questo lo fanno da solo. Più sviluppo dell'Etiopia devono avere per far destroy Etiopia. Vabbè, non sono molto interessanti. Eyalet el-Esir, questo è dell'Egitto. Ungheria controlla Valacchia e non deve essere in subject. Ok, no, queste sicuramente non si può fare niente perché non deve essere subject. Moldavia impala il sultano, è troppo tardi, sì. E là ammazzi il sultano, gli fai perdere tipo la stabilità. Ok, dovrei dargli alla Tunisia tutte le isole del Mediterraneo per fare sta missione. No, no, niente, i nostri vassalli non ci aiutano. Ok, qui intanto ho sfasciato Hormuz. Questo ha fatto il giro, ha preso pure questa parte qua. E va bene, dai. Questo va qua, questo va qua. Hormuz, insomma, lo abbiamo facile. Il Dofar, che cos'è? Andiamo, prendo giusto questo, lo diamo ad Aden. Poi ovviamente il prossimo sarà Mara, quindi qua riunisco tutto. Facciamo così, via. Prendiamo quest'altra roba, prendo qualche soldo, War Reparation, insomma, roba tranquilla.
Ok, tiè. Non c'ho il diplomatico, però. Togliamolo dai timuidi. Così manco prendo aggressive expansion con i timuidi, ragazzi. C'è un motivo perché sto a prendere così poco. Poi non è manco un co-belligerante, quindi nel senso non è che devo per forza fare un casino. Non è che mi devo fare per forza fare cose, coalizioni a bomba in tutto il pianeta, eh. Ok, tiè. Questo ci ha ripensato. Quindi, questi fanno così. Quel forte di Adramut è tipo indistruttibile. Io ho ammazzato un cristiano. Dai, mo se dovrebbe rende. Niente. Vabbè, mo che gli vado a occupare il resto delle province. 95-96. Che vuole questo? 25 punti amministrativi. Eh no, niente, devo aspettare fino all'ultimo. Gli devo proprio occupare tutte le province. Ok, tiè. E questo gliel'abbiamo dato ad Aten. Mo' io mi piazzo qua. Fammi vedere Mara. Adjuran, il Baluchistan non viene. E viene Adjuran però, chi se ne frega. Ah, vedi, posso chiamare la Moldavia in guerra. Perché è un Eyalet, non è un core Eyalet. Ok, ecco come funziona. Slavonia. Certo, ecco, tutti questi core Eyalet, praticamente tutte queste conquiste non ci stiamo a fare niente, a parte i tributi, quelli là delle tasse. Vabbè, guarda, attacco Mara. Viene Adjuran, ma chi se ne frega. Prendiamo Augusta. Questi dovrebbero perdere bandiera black quando vanno sul vassallo, no? Penso di sì, no? Sì, perfetto. Ah, io ho fatto lo scherzo a Mara, allora. Questi, l'IA se bugga quando c'è la gente in bandiera black. Come vedete, infatti, si sono suicidati. Ok, quindi. Occupiamo tutta Mara tranne Socotra. Che se non c'hai le navi da sta parte del pianeta è difficile occuparla. Senti, questo gruppo nuovo può venire qua a fare qualcosa. Qui una missione dovrebbe essere ancora quella del sultano che prende 2 punti, ma non gliela voglio da. Sì. Aspetto che cambiamo il sultano. Qua gli faccio il wipe out. Qui ovviamente sarà tutto de Aten. Quindi veramente riunisco la rabbia tramite Aten. E appena metto i mamelucchi avremo tutta sta zona che è roba mia, insomma. C'ho pure la cosa, la Crimea che mi aiuta, come vedete adesso in guerra. Allora, le tech. Ce l'ho ancora tutte e due. Ma manca troppo tempo, sì. 8 anni, cioè uno spreco. Allora, i punti militari posso usarli per farmi un po' di professionalismo. Mamma mia! Mamma mia, zii! Mamma mia, zii, che è uscito! Mo che questo finisce l'assedio, io lo mando a lui. Oppure facciamo così, che è? Cioè, 5 d'assedio, zii! 5 di assedio! C'ho ancora il bonus di uno dei leader siege che viene da coso, eh. Ho preso Kishin dall'abilità dell'epoca degli ottomani. Ok, mantengo questo esercito dalla stessa dimensione di quello originale. Andiamo a inseguire questo qua. La trega con Killua è finita. Tregue improbabili e dove trovarle. Mo' probabilmente posso aumentare il livello del Sultana Met. Comunque, ma quanti soldi faccio dai vassalli? 50 al mese. E insomma, sì. Insomma, sì. Un pochetto servono allora sti Eyalet. Ok. Questi li abbiamo presi. E posso pure passare fino a de là. Quindi, guarda, facciamo così. Aten. 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 Tiè,
è sceso il numero dei cosi, dei musulmani. Pure questo sarà tutto de Aden. Che sono tutti cosi poi, sono tutti permanent claim questi, eh. Socotra? E Socotra de merda? La devo prendere come vassallo allora. Devo prendere come vassallo Mara con una provincia sola. Questa è occupata dai miei ottomani, che vuol dire? Ah, che mi ha aiutato. Vabbè, guarda, allora metto Basra e vediamo che succede. Oh, che vuole Basra? Ammazza, oh, con tutta quella cosa. Con tutta 200 d'amicizia c'avevano tutta qua Liberty Desire. E com'è? Vabbè, comunque. Gerusalemme? No. Il castello de Bran? Ah, questo non è mio? Ok. Sultanahmet? Me darà? Non per forza. Questo che roba è? Musulmano? Apparente quando converti con i musulmani, dopo che c'hai tutti questi momenti, fai come cazzo ti pare. Comunque famo parte noi, ragazzi, che se lo porto lì a Lorena a 20% di sconto agli advisor, che ci fai i soldi. Uno di professionalismo, è arrivato pure uno che costa a metà del Land Force Limit. Ok, guarda, ci mettiamo subito. Ci mettiamo subito e convertiamo sta provincia che è comparsa. 1, 2, 3. Ma proprio dico, posso convertire roba ai miei vassalli? Sì. Sì. Perché non l'ho fatto fino a mo'? Ma ai miei vassalli di che religioni so? Tipo la Mordavia? La Mordavia mi odia. La Tunisia è da religione giusta. La Crimea pure. Basra. Basra, questi mi sbroccano, vabbè, lo faccio. Tiè, gli faccio tre plaquette, local rulers. Astrakhan, va bene. Aden, Adal, ok. Mi sa che solo l'Ungheria, ovviamente, mi manca di forza religion. L'Ungheria è la Mordavia. Questi che stanno a fare qua? Se stanno a guardare in faccia, ok. Qui ovviamente c'è della gente che è sbarcata e non, nessuno la ferma. Famo il giro su Basra. Mo' c'ha 200 d'amicizia, ragazzi. Mo' che è diventata musulmana. Faccio due su Yon Sajet che facciamo prima. È uno di stabilità per forza. Mezzo di corruzione, sai quanti soldi so? Ripago subito, che me frega. Ok. Mo' buttiamo fuori Ajuran da. Ma che è Magerting? Mai visto sto tag, carco? Vabbè, buttiamo subito Ajuran, che poi la Somalia dalla guerra, così finisce subito. Bisha, Eyalet Independence Rebel, sono quelli che devi. L'unici che devi fermare, carco. Aumenta il prezzo del clot, ma perdiamo il prezzo della lana. L'amministrazione della Persia. La Persia diventa un independent state. Un eyalet però, eh. Va bene, dai. Arriva la Persia. Vabbè, dai, why not? E qui facciamo mercante e loyal guild. Qui intanto ho 25 caravan power, 1 mercante e 10 di equilibrio. E posso fare qualche mix. Dove stanno i mix? Non li trovo mai, calco. Goods produce the modifier subito, calco. E l'altro non lo facciamo perché non è gratis. Quindi sì, mo si sogna. Ma l'esercito di Ajuran esiste? Ce l'hanno l'esercito, gli ajuranesi? Sti due non so chi so, carco. La Francia non mi considera più un coso.
Intanto mi è arrivato un mercante più che posso mettere in Crimea. La Crimea poi mi dovrebbe amare. Quindi facciamo... No, non embargo rival, divert trade. Ok, yeah. Ah, poi devo togliere il coso, devo togliere il fregno dalla Francia, perché mo non è più un rivale valido. Ma me occupano slot della Persia? No. Ok, quindi togliamo il coso, l'embargone. Cominciamo a convertire forte. Aspetta, questo è Aden. Che religione è Aden? Perfetto. E allora cominciamo a convertire a bomba, sì. Nzab, Najiran, perfetto. Mo la listina ce l'ho, dai. Dovrei fare la pietà, ma credo che mi convenga prima fare le tech. Però quella militare posso usarla, roba. Va bene, siamo più generali. 5 de coso. 5 d'assedio ho buttato. Vabbè, dai. Mogadishu, ma l'ho più fatta la missione delle chiese? province, al momento 34, ok. Quindi mi manca un altro bel po' di moschee. E intanto ho ammazzato la Somalia. Ti è vattene via, dammi pure qualche soldo così faccio altre moschee. 88, cioè proprio il minimo del minimo. Ma questi dovrebbero prendere bandiera black, perfetto. Quello in Spagna ci è arrivato. Mettiamocene due. Uno pure di qua. Mara, che domo fa? Perché mo Mara l'ultima casella non gliela pio. Quindi come la butto fuori? A meno che non lo prendo come vassallo, do tutto il resto a Adal e sti isoletta di Socotra rimane là. Potrei pure far così. Senti, ma la missione della Persia. Devo pure prendere sta roba. Ok, vabbè, in realtà l'obiettivo sarà prendere i Timuridi praticamente. Però vassallizzarli non posso. Boh, penso di sì in realtà. Penso di sì in realtà. Quindi vabbè, a questi gli prendo solo sti quattro, dai. Quindi qua Aden. Aden. Vabbè, quello è un vassallo proprio inutile a prenderlo così, eh. Ok, vai. Quindi Aden si è allargato. È diventato abbastanza grasso. E non c'è nient'altro in Arabia. Quindi a posto così. E mo devo annettere Basra, che è l'ultimo vassallo problematico che rompe i maroni. Mamma mia. Quindi Basra lo annetto. July, no, manca ancora. Perfetto. Senti, ma posso fare Abdigar Sultano per Fio? Sì, però questo è proprio forte. Vabbè, fammelo a catena naturalmente. Matrimonio con Basra. Va bene, dai, va bene. Che vuole la Crimea? No, ti do i soldi. Ci faccio le moschee. Poi qualche workshopino sarebbe da fare. È solo 0-10 le moschee però, perché sotto no. Legalismo. Dovrei continuare qua, ma qua ci stanno le potenze incazzate, quindi non so se Portogallo è Gran Bretagna e Spagna. Ah, Napoli. Napoli alla fine non è stato annesso dalla Francia prima. La Francia l'ha persa qua la guerra. Ma pensa te. Ok. Ma io non c'ho rivali, giusto? No. Non c'ho rivali. Però ugualmente non c'ho power projection per sta... per sta al massimo. Senti, caro Yonlu. Ok, sì.
Ardabil. Ma probabilmente è Ardabil che devo attaccare. Eh sì, Ayavuga Moscovia. La Moscovia sta a 2000 in debito eppure verrebbe. Prende, la mando in bancarotta se accetto. Guarda comunque che pensieri che può fare. Cioè, tu c'hai talmente tanti cristiani che proprio non c'hai più paura di niente. No, comunque attacco Karagounoglu. Chiamiamo la Moldavia e chiamiamo pure gli Aletti di Pers. Quindi togliamo dal rimarcoso. Mandiamo qua uno Ardabil e uno di qua. Che è? Quanta roba devo piare? Oh, qua devo prendere almeno tre province. Così faccio March into the Mountains. E prendo un permanent claim su tutta la Persia. Domina il Mar Nero. Mi mancano queste province lituane. E però poi per quello è già finito. 12 province, tra cui tutte quelle che prendo mo a Karagounoglu. End the Persian Threat. Ok. I conquistatori della Persia prendo. Diplomatic Annexation Cost 5% in meno. Attenzione, oh. Attenzione. Attenzione. E dove dovrei arrivare qua? E che farebbe questo? Ah, vabbè, la Persia, cioè al core gli arriva un po'. Cioè, il mio Eyalet gli arriva un po' di bonus. Ok, fammo qualche altra moschea. Ne mancano tre. Tra 2 mesi devo fare l'ultima tech. Tanto qui l'Eyalet della Persia prende le botte. Qualche Eyalet normale, meno male che ce l'ho, così almeno ho qualche alleato da chiamare in guerra. Perché se no davvero non serve a niente la roba che faccio. Tutte queste conquiste che ho fatto sono sempre io che combatto, mo. Ok, l'ultimo mese. Ok, quindi tech amministrativa. Prendo pure la manifattura. Qua ci sarebbe la tech militare, che però è troppo presto. Quindi facciamo così, così. E famo qualche manifattura, visto che ci siamo. Selanik. Mazza, oh, quasi più uno. Ok, vabbè, queste le famo. Qui ho già preso Karagounoglu. Contro chi sta in guerra? Ardabil e Mazara, vabbè, quindi proprio nessuno. Oh, finalmente è finito il matrimonio qua, Jam, sì. Oh, allora, qui intanto io dammi i soldi ai giannizzeri, è arrivato Mustafa primo con tutta qua roba e posso fare qua la missione. Intanto posso fare meno una Russian Rest e due contro gli eretici. Qua la missione mi fa 2 punti amministrativi, ma tutto l'extra diventano punti amministrativi. Intanto lui si becca meno 0,05 autonomy change e 10 di riforma del progresso. Attenzione, c'è la riforma del governo. Quindi con 700 punti amministrativi, mo che ce famo? Ci abbassiamo l'inflazione. Vai. C'è la roba, eh. C'è la roba da fa. I dimuri, se li potessi vassallizzare, accetterei pure. Senti, con i dimuidi accetto però. Che se i dimuidi secondo me li posso vassallizzare. E se li vassallizzo faccio Reconquest. È molto meglio di fare quello che ti dà la missione con i permanent claim. Questo sta ancora a fare in giro. Oddio, finiti così. Finito lo spazio. Ma 4 d'assedio. Sta io a Cristo, eh. Allora senti, qui ci mettiamo questo. Qui ci mettiamo questo a ballà. Ma mo i giannizzeri che so di meno, sono influenti? No? Ok, è cominciato a scendere. 20 del legalismo, damme. Perfetto. Intanto io sto convertito tutto. Oh, e mo c'ho una fabbrica di prestigio aperta. Grazie a Steampicci. Un Royal Architect, Construction Cost e Development Cost. No, facciamolo. 85 pago queste moschee. Mo' basta, eh. Moschee ne faccio più e mo' comincio a rifare i Carthouse e i Workshop. Intanto qui ho preso questo, che è Hungary. Boh.
Comunque prendo pure tutta la trade power degli Eyalet, eh? Cioè, nel senso, a livello economico dovrei stare a volare. Quanto faccio dai soldi del trade? Ho quasi pareggiato con le tasse, che in questa patch sono state aumentate da assai, quindi per dirti che è già pareggiato. Comunque siamo in 1525, ragazzi, stiamo molto, molto presto nella partita. E già siamo enormi. Il che è sorprendente. Oh, allora, perfetto, volevo prendere uno che tipo non sta a fare niente. Ferad Gaik. Ok, questo qua. Che comunque mo finalmente hanno aggiunto l'icona di quello che sta a ballare, così sai che sta a ballare. Caro Yolu, è finita, caro. Fammi vedere qual è la regione delle montagne per qua la missione. Ah, da Billo dovrei spawnare, caro. Quindi fammi vedere. Sono tutti permanent claim, poi. Guarda, faccio giusto così per far giro. E poi con questa sono tre province delle montagne. Quindi Ardabil mi dà solo questi. Qui sto già a prendere quello. Qui vado a difendere Astrakhan. Ho fatto una missione, questa dovrebbe essere la delle moschee. Perfetto. Ma arriva Religious Legal Code. Viene tolto e viene aggiunto The Great Religious Code. Che cos'è The Religious... Vediamo se lo trovo, eh. Ok, Ulema Max Privilege, che è quello che avevamo fatto prima. Mo lo togliamo. Diventa The Great Religious Legal Code. Quindi sempre più un privilegio di Ulema, ma pure 15% di velocità di riforma del governo. Ok. E mo arriverà pure The Fick Law. No, The Fick Law. Quindi in realtà codify The Fick. Che devo fare? Un inquisitore livello 3. In più queste tre cose devono essere tutti Eyalet. Ok. Devo averci 6 Eyalet. È un macello. 1, 2, 3, 4 e 5. Scusa, perché non so 5? Ah, perché devono essere pure musulmani. Ok, quindi la Moldavia e l'Ungheria li devo convertire. Tiè. Questa l'ho convertita. Ma devo convertire pure la Moldavia. Molto bene. È un casino, eh. Casino, raga. E poi manca ugualmente Eyalet. Quindi devo rimediarlo da qualche parte. Ardabil. Perfetto. Qui mi dai quei due. Ancora mi dai. Mo mi dà. Ok, togliamo da Crimea sta roba. Perfetto, tiè. Due core. Senti, poi Mazaradan. Ok, devo semplicemente buttarli fuori questi. È risolto il problema. Ma la varia che cos'è? Vassallo della Great Order. Ancora c'è, eh? Bashkiri e Ajam. Vabbè, insomma, posso attaccarla a piacere. Cominciamo a fare qualche workshop. Faccio sti 4 e poi comincio a fare manifatture. Anzi, ne è comparso pure un altro, ok, va bene. E mo vediamo che gli prendo, caro. Io allora che gli vorrei fare full annex, ma credo che sarà un po' esagerato. Vediamo, Ma non ne frega niente a nessuno, sì. Full annex a caro Yolo, allora, dai. E poi il prossimo è Ardabil, insomma. Oppure io devo dare. Vabbè, io do alla Persia dandogli coso nel trattato diplomatico. Aspetta, devo fare qualche altro generale. Oddio, questo è buono. Ok, vai. Finiamo sta guerra e chiudiamo l'episodio. Mazaradan. Insomma. Ma questi sono i giannizzeri? No. Allora non conviene fare l'invasione del forte. Però vabbè, insomma, già io ho sparato, va bene. Oh, ma questo sta a sprecare manpower da 100 anni.
Ah, beh, no, in realtà era perché c'era il generale prima. Ok, oh, Amon l'è perso. Quindi, tieni, vattene via. Me dai i soldi e togli qualche rivalità, qualcosa di inutile. Va bene, tieni. Perfetto, caro Iollo è morto. E poi il prossimo che sarà? Il prossimo deve essere qualcosa qua in Marocco. Perché ho fatto di tutto, ecco, ragazzi, mi sto espandendo in tutte le direzioni. Mo' attacco il Commonwealth, ma è cattolico, quindi è un casino. Io intanto direi che ammazzo caro Yonlu. Tiè, fammi vedere. Sì, nessuno dice niente, insomma, si alleano tutte persone inutili. Intanto ho fatto la missione dell'avanzamento tramite montagne, che mi dà pure 50 punti militari. È tutta roba interessante. 5 province in Persia mi mancano. E quest'altra, va bene. Quindi guarda, direi che alla Persia gli regaliamo. Intanto Enforce Religion e poi Grant Province. Oh, ragazzi, eccoci qua, ci siamo. Quindi abbiamo finito, mi manca solo Kartli, che ci facciamo il core. Abbiamo espanso il nostro Eyalet di Persia. Abbiamo convertito tutto il convertibile, non me ne è fregato niente di far litigare la gente. Adesso dovremmo avere, se non sbaglio, 5 Eyalet della giusta religione. Quindi appena avremo il sesto, possiamo anche fare l'altro. Credo che sia la Moldavia quella che dobbiamo fare. Quindi appena la Moldavia sarà positiva, la converto e posso fare questa missione prendendo The Great Religious, che è Fic Law come livello 4. Ok, livello 4 che c'ho pa' adesso? 10 di sconto alla tecnologia amministrativa. Attenzione, quella non è male. Non è male. Però ieri ha letto delle tue religioni: 25 manpower through faith, global sailor, 15 production efficiency. 100 punti amministrativi, 2 di missionary strength, 10 delle cose all'ulema. E intanto prendo anche 2 di tolleranza di true faith. Mamma mia, gli otto vai, fermali io. Comunque, vediamo qua che c'è danno e che vi saluto. Erzurum, 7 di tasse. Ok, perfetto. Così usiamo un po' di questi punti amministrativi. Ok, va bene, ragazzi, con questo vi saluto. Ci vediamo nella prossima puntata. A presto!